Ci siamo ragazzi, sta per iniziare Milan-Inter, partita che potrebbe sancire la vittoria dello scudetto dell'Inter. È appena iniziata, io ragazzi sono rassegnato, ma chissà se questa squadra per una volta potrà tirare fuori l'orgoglio, per una volta questa squadra può tirare fuori l'orgoglio? Per una volta questa squadra può tirare fuori l'orgoglio? Tu Giava cosa ne pensi? Eh? Non è convinta neanche lei. L'obiettivo qual è? Ha detto Pardo, ve lo dico io, l'obiettivo è resistere per almeno 4 minuti. Credo che nei primi 4 minuti abbiamo tenuto palla solamente noi. Dai, ce la dobbiamo fare, 4 minuti senza subire gol, meglio dell'andata, dai ragazzi. Come ci siamo ridotti? Ma già, non mi disturbare che già la partita è abbastanza disturbante di suo. Allora, ragazzi, sono passati 4 minuti e non abbiamo ancora subito gol. Un applauso. Abbiamo già, ecco, arriva Casava. Abbiamo già la dichiarazione post partita pronta di Pioli. Nei primi 4 minuti l'Inter non è entrato nella nostra. Ma che fai? Ma ho capito che c'è il derby, non è che devi emozionare così tanto, Giava. Primo squillo di Lautaro, per fortuna alto. Tanto ho lasciato troppo spazio ad Darmian che l'ha rimessa in mezzo, per fortuna Lautaro gli ha rimbalzato un po' alta la palla, non l'ha calciata bene. Ma già, grandi libertà nella nostra area per i giocatori dell'Inter. Ma perché? Perché già cominciano con le risse? Perché? Ma perché? Ma perché tutti già nervosi? Ma cosa stanno facendo? Che poi io dico, per la legge dei grandi numeri, prima o poi riusciremo a non perdere un derby, no? O no? Dai, Teo! No, ha avuto tutto il tempo di mirare e tirare. Perché Teo poi, nei derby fa sempre fatica, Teo qua. Lui che ha un gran sinistro, ha avuto tutto il tempo di mirare e tirare, ha tirato una ciofeca sul secondo palo fuori di 10 metri. Qui dobbiamo ringraziare l'egoismo di Thuram, perché ha avuto un paio di occasioni per servire i compagni da soli in aria e per fortuna ha provato l'azione personale. La posizione era regolare, Gabbia se l'era fatto sfilare dietro. Come immaginavo, l'Inter ogni volta che si affaccia in avanti è pericoloso. Non che ci fossero tanti dubbi, hanno segnato 77 gol. Noi ne abbiamo subiti 250, quindi. Una volta questa squadra può tirare fuori l'orgoglio. Riusciremo a non perdere un derby, no? Acerbi. Acerbi. Oh, un déjà vu. Subiamo gol su calcio d'angolo contro l'Inter. Santo Dio. Acerbi completamente solo nell'area piccola. Noi non impariamo mai, mai dai nostri errori, mai. Quanto siamo durati stavolta? 18 minuti, ah! Questo è da puntare al petto di Pioli. 18 minuti, per i primi 18 minuti lo scudetto non era ancora dell'Inter. Mannaggia, eh! Un film già visto. Non mi stupisco neanche più, non mi arrabbio neanche più, non ci rimango nemmeno più male. È un film già visto e rivisto. L'abbiamo visto negli ultimi 5 derby e si sta ripetendo anche in questo. La cosa frustrante poi è la costante impotenza che vediamo del Milan di fronte all'Inter. Cioè tu le partite con loro parti sempre che sei già 1-0 per loro. Proprio come se fossero già decise. Questo che dà fastidio. Neanche te le riesci mai a giocare le partite. Sempre così. Da che siamo in contropiede con te o prendiamo un contropiede, io non ho veramente parole. Io non ho parole!
Cioè, stavamo partendo noi in contropiede con Teo Hernandez, abbiamo preso un contropiede per la palla persa e Lautaro si è sbagliato un gol, non so come, dall'area piccola, era solo, ancora una volta solo, ha sbagliato un gol clamoroso. Io non... non concepisco la nostra fragilità difensiva, è una cosa veramente inspiegabile. Il nostro pressing offensivo è la cosa più sgangherata che si è mai vista. Dai Leao, dai Leao, dai Leao, cazzo Leao! Questa occasione la devi sfruttare, ma dai, però non ci credo. C'è una volta che avevamo beccato l'Inter scoperta, una volta che li avevamo beccati loro scoperti, cosa che a noi ci succede sempre. Leao, da lì devi fare gol però. No, e qua no però, qua devi fare gol. Non ne hai tante di occasioni contro l'Inter, qua devi fare gol. E poi prova a tirare da 200 metri. Non ti è riuscito il gol da due passi. L'errore di Reinders, contropiede, punizione dal limite dell'area per l'Inter. Noi stiamo lì 2 ore a far gioco, poi tanto sbagliamo sempre qualcosa e loro con due passaggi arrivano in porta. Sempre così. Ma guarda quanti buchi, ma guarda quanti buchi, santo Iddio! Preso il palo, mi sa. Cioè, anche sfigati sto rimpallo, però un rimpallo favorevole a Turam si è aperto tutto, cioè, erano tutti soli quelli dell'Inter. Barella, Mkhitaryan, Turam. Devo ringraziare che Turam l'ha allargata troppo, ha preso, sfiorato il palo. Cioè, seconda volta che ci graziano dopo Lautaro prima. Ma sto primo tempo poteva già stare 2-3-0. C'è proprio differenza di qualità quando loro recuperano palla per un errore nostro, qualunque cosa, un rimpallo, ti arriva l'importo in due passaggi. Noi lì due ore a girare non combiniamo mai nulla. Nulla. Stava per segnare Calabria in un derby, non so. Non so cosa sarebbe potuto succedere. Ma noi puntualmente prendiamo contropiedi anche quando abbiamo le occasioni nostre. Guarda! Ramegnano, cioè incredibile, pure quando abbiamo le occasioni prendiamo contropiede, ma come cazzo è, ma com'è, cioè abbiamo appena avuto un'occasione clamorosa, siamo riusciti a prendere contropiede, Mkhitaryan è andata a colpo sicuro, terza volta che ci grazia, ma perché non si può mai avere un po' di equilibrio, io non ne posso più veramente. Fine primo tempo, ovviamente l'Inter in vantaggio, poteva essere in vantaggio anche di più di un gol. Vi ringraziamo che ci hanno graziati in un paio di occasioni, ma già capito l'andazzo. Questa è la faccia di Java quando guarda una partita del Milan. No, è la faccia di Java che deve mangiare, basta di sbavare, vai, mangia. Poverino, è troppo obbediente. Inizia il secondo tempo. Che vi devo dire, io sono ancora qui ad aspettare una reazione d'orgoglio, ma lo sapete che chi vive sperando poi, lo sapete come muore. Per una volta questa squadra può tirare fuori l'orgoglio. Sì, però che due coglioni, che due coglioni. Ma così, ha fatto tutto da solo, e tutti, oh, cosa sta facendo Turam? Aspetta, sta per tirare, aspetta che ci apriamo tutti. E anche Maignan che prende gol sul primo palo, no, già non c'è niente di cui festeggiare proprio. Dai, ma come si fa a prendere un gol così però? Cioè, facciamoglielo costruire il gol almeno, facciamoglielo costruire. Ma Turam che prende palla lì, con tutti gli uomini del Milan schierati. Prende indisturbato, arriva lì, le mette nell'area, tira, tra l'altro rasoterra è piano sul primo palo e noi prendiamo gol. Io non lo so. È talmente facile farci gol che gli avversari neanche si divertono a farci gol. È come sparare sulla Croce Rossa. Niente. Noi non segniamo neanche con le mani.
noi spariamo a salve. Loro l'avevo detto, era due o tre volte che ci graziavano. Mi vieni a consolare, Giava? No, te ne vai via pure te, fai bene. Non stare a guardare sta partita, fa schifo. Già mi porta la pallina, prova a darmi qualche gioia, vai. Forse è meglio giocare con Java che guardare sta roba effettivamente, vero Java? Milan che ha bisogno della scintilla. È una stagione intera che aspettiamo la scintilla, una stagione intera. Altro che ha bisogno della scintilla. Il meglio e il peggio di Leao qua. Doppio dribbling, risalta tutti, poi quando è il momento di crossare, crossa sul secondo palo, a palo bella fuori. Il meglio e il peggio. Cioè, questa squadra mi ha veramente svuotato. Svuotato dalla voglia di vedere le partite, soprattutto i derby. È un film già scritto tutte le volte. Non vedo l'ora che finisca sta partita, in realtà non la volevo proprio vedere perché tanto sapevo già come andava a finire, ma poi ti metti lì davanti alla TV e dici dai, magari stavolta sarà diverso, magari questa volta tireranno fuori le palle, tireranno fuori l'orgoglio. Invece poi va a finire sempre alla stessa maniera. Dai Pulisic, pure te, cazzo, in queste partite mi sparisci pure te, come tutti gli altri, e qui potevi far molto meglio. Cioè, tutto solo, ti ha lasciato solo, ha avuto tempo di stoppare e tirare, me la spari alta così. L'hanno fatta a fare un gol. L'hanno fatta a fare un gol. Comunque, Sommer aveva preso anche questa, eh. Bella palla di Chukwueze per Leao che fa la sponda giusta. Gabbia sta per segnare un altro gol. Gabbia goleador quest'anno. Ha fatto un paratone. Poi Tomori da due passi ha messo dentro. C'è pure un check sul gol. Ah, il gol è buono. Mancava solo la presa per il culo che il gol veniva pure annullato. L'hanno chiuso, guarda. Adesso vediamo se tirano fuori l'orgoglio, le palle per andarla a pareggiare. Che ripeto, non ci cambia nulla, ma almeno dire oh. Siamo scesi in campo, per una volta abbiamo provato a fare qualcosa contro l'Inter, anziché subire, come sempre. Lo stadio ci crede molto più di me, stanno cantando a tutto spiano. Io sono molto disilluso, ma mi spiace, non ce la faccio neanche esultare per questo gol, perché non... Salva Pavard sulla riga. Ora l'Inter sembra essere in difficoltà. Ma ecco che riparte in contropiede, che stai a vedere che prendiamo il solito contropiede. E via che fanno a botte. Figurarsi se non andava a finire così. Dumfries con Teo, ovvio, ovvio. Tanto, chiudiamola in cacciara, vai, chiudiamola con delle espulsioni. Veramente, guarda. Solo questo sapete fare, solo questo. Buttarla in cacciara quando non riuscite a vincerla sul campo. Complimenti. Ecco che arrivano i rossi. Rosso per te o rosso per Dumfries? Non poteva che andare a finire così, tanto litigano ogni derby. Perché te o nei derby ti devi distinguere solo per i cartellini rossi? Non ti puoi distinguere in campo, no? No. Ma basta, chiudiamo questa partita, sono solo discussioni, litigi, polemiche, dai, basta. Abbiamo già capito quando è finita. E basta, costerisse, basta. Ma che cazzo è? Basta con queste discussioni. Ma perché? Ecco, rosso per Calabria, dai, ma perché? Ma perché dobbiamo fare queste figure di merda? Non basta fare figure di merda in campo per quello che non abbiamo fatto. Pure per questo. Che imbecilli, va, imbecilli. Do sta fatica per battere sto angolo di merda, finita, meglio, meglio. Solo per i cartellini rossi vi sapete far valere.